Saremo ad Atri, al Teatro Comunale, alle 18.30, vi aspettiamo tutti perché ci sarà questo spettacolo che si chiama Il pianoforte che dipinge. È uno spettacolo curato, soprattutto scritto da Francesco Maria Mancarella, giovane pianista che ha deciso insomma di regalarci questa serata all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sezione di Teramo. E che altro dire? È un pianoforte che appunto sul palco dipingerà una tela, quindi una vera e propria opera d'arte che poi sarà donata alla nostra sezione, e ci sarà una sorpresa perché interverranno i nostri ragazzi anche sul palco, i ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di musicoterapia proprio quest'anno, organizzato appunto dalla nostra sezione. Quindi vi aspettiamo tutti. È il primo evento che noi organizziamo come nuovo direttivo, ci siamo insediati il 3 settembre scorso, quindi è proprio, diciamo, siamo alla prova, ecco. E abbiamo riscontrato una discreta partecipazione, però ecco, questo non ci impedisce insomma di sperare che più avanti possano crescere questo tipo di eventi. Ecco, noi ci tenevamo proprio a puntare su un evento culturale e tenevamo soprattutto a partire proprio con la musica, ecco. Quindi la musica è un linguaggio universale, può arrivare a tutti, e noi tenevamo proprio a questo.